Carismatico, dal fascino irresistibile, è una straordinaria presenza scenica. Con i suoi 60 film è stato uno degli attori più prolifici e influenti dell'intera storia del cinema hollywoodiano. E insieme a Cary Grant è considerato il re di Hollywood. Pur avendo interpretato moltissimi film da protagonista, deve la sua fama al ruolo di Rhett Butler nel film Via col vento. Buffy da canaglia, sorriso sornione, per tantissimi anni ha incarnato il prototipo dell'uomo ideale e dell'eroe romantico, amato dagli uomini che volevano essere come lui e dalle donne che lo adoravano. Amato dai registi per la sua versatilità e capacità interpretativa, inguaribile seduttore, ha fatto innamorare tantissime donne, ma ne ha amato solo una, Carol Lombard, e la loro sarà una delle storie più belle e struggenti dell'intera storia di Hollywood. Di sé dirà: «Non sono un attore, e mai lo sarò. Ciò che il pubblico vede sullo schermo sono io». Mattatore indiscusso dell'era d'oro di Hollywood, quella degli anni 30, impetuoso, travolgente, sullo schermo come nella vita, le sue scene d'amore saranno sempre all'insegna di una prepotente virilità e forza bruta, famoso per sollevare di peso le sue partner di scena e baciarle con voluttà. Egli saprà reinventarsi anche nei decenni successivi, trovando sempre un ruolo che facesse al caso suo. Uno dei più grandi registi di quell'epoca, John Huston, di lui dirà: «È stato l'unico vero uomo che ho mai conosciuto tra tutti gli attori che ho incontrato. Un uomo che dietro la patina di glamour e divinità che lo avvolgeva, nascondeva i grandi dolori che avevano attraversato la sua vita. Benvenuti a The Hollywood Boulevard, oggi vi parlo di Clark Gable». William Clark Gable nasce a Cadiz, in Ohio, il 1 febbraio del 1901. Primo e unico figlio di William Harry Gable e Adeline Asherman, un operaio petrolifero e una casalinga. I genitori del piccolo William Clark non erano esattamente un modello di coppia felice, a partire dalle differenti fedi, cattolica lei, metodista lui. Il loro sarà un matrimonio di convenienza. Entrambi trentenni, Adeline, con una salute molto cagionevole e col timore di rimanere da sola, accetta di sposare William, ma la loro sarà un'unione piena di litigi, tradimenti e contrasti, a partire dal nome da dare al primogenito. William era il nome scelto dal padre, Clark quello scelto dalla madre. Un nome che Will Gable non avrebbe mai voluto dare al figlio perché non lo riteneva abbastanza mascolino. Entrambi finirono con il chiamare il piccolo con due nomi diversi, anche se il più delle volte William si riferirà al figlio chiamandolo The Kid, il ragazzino. Un atteggiamento quello del padre che si rifletterà sui futuri rapporti con Clark, piuttosto conflittuali. William si dimostrerà un padre e un marito assente, uno che passava meno tempo possibile in famiglia e che preferiva fare bisbocce con gli amici e tradire la moglie. La vita del piccolo Clark a soli 10 mesi verrà sconvolta dalla morte della madre, probabilmente per un tumore al cervello. Il padre William, ovviamente, non vorrà mai occuparsi di lui e per questa ragione chiederà al fratello e alla cognata di occuparsi del piccolo. 2 anni dopo l'uomo si fidanzerà con una certa Jenny Dunlap, che sposerà nell'aprile del 1903 e solo a quel punto il piccolo Clark tornerà a vivere con il padre e la nuova madre. Jenny era una donna molto gentile e si prenderà cura del piccolo Clark come se fosse il suo stesso figlio. Clark era un ragazzino timido, alto e magro, e con una voce squillante che il padre tenterà di correggere in tutti i modi perché lo rendeva poco virile. Ma sarà la matrigna ad avere un vero ascendente su di lui. Jenny, che lo amava moltissimo, lo educherà all'ubbidienza e al rispetto delle buone maniere. Gli farà amare la letteratura e la musica, dandogli anche lezioni di piano a casa. Un affetto che Clark ricambierà in pieno. Nei fatti, Jenny sarà l'unica sua figura di riferimento durante l'infanzia e l'adolescenza. A contrapporsi a quell'educazione da damerino, il padre di Clark, William, il quale per compensare coinvolgerà il figlio in attività prettamente maschili, allo scopo di temperarlo e di fortificarlo.
Clark in particolare amava riparare auto e fare sport, e con grande soddisfazione del padre, da magro e allampanato acquisirà un fisico possente e muscoloso. Ma l'animo sensibile di Clark si misurava anche con la sua passione per Shakespeare e i sonetti, ma anche con la cura nel vestirsi, al punto che il suo abbigliamento risultava persino troppo ricercato per un ambiente rurale come quello di Cadiz, in Ohio. Clark poteva quasi definirsi un dandy. Clark Gable crescerà apparentemente come un ragazzo di campagna qualsiasi, non distinguendosi in nulla. Era uno studente diligente, ma non di certo il primo della classe. Intelligente e con del talento per la musica, tuttavia era di certo il ragazzino più bello di tutta la scuola, con degli splendidi occhi grigi e un sorriso disarmante. Durante gli anni dell'adolescenza, il suo interesse per la scuola diminuì al punto che un giorno deciderà di abbandonare gli studi. Non aveva alcuna ambizione nel diventare avvocato, notaio o medico o qualsiasi cosa sua madre volesse che diventasse. Preferiva di gran lunga corteggiare le ragazze e fare sport. Dotato di carisma fin da ragazzino, ostentava una grande sicurezza, cosa che lo rendeva irresistibile agli occhi delle ragazze, ma in realtà pare fosse molto timido e impacciato. Il padre William però non aveva alcuna intenzione di vederlo girovagare senza avere nulla da fare, così lo portò con sé al giacimento di petrolio nel quale lavorava in Oklahoma. Un'esperienza di lavoro che gli sarebbe tornata utile durante la lavorazione del film Boomtown del 1940, ma che in quel momento detestava con tutto se stesso. Le condizioni di estremo disagio economico, fisico e psicologico in cui versavano i lavoratori nei giacimenti di petrolio lo segnerà nel profondo. E poi c'era qualcosa che lo disturbava più di tutto, il fatto che fosse sempre sporco. Proprio lui che si lavava più volte al giorno, che faceva la doccia invece del bagno perché non tollerava di appoggiare il corpo in una vasca. Altra cosa che amava fare era depilare il corpo. Non sopportava i peli, segno conclamato di virilità secondo il padre, ma che a Clark sapevano di sporco. Anche le condizioni dei letti dove dormivano lo mettevano a disagio. Egli era abituato a cambiare ogni giorno le lenzuola e lì invece non poteva farlo. Successivamente il padre acquisterà un piccolo giacimento che però risulterà vuoto. Un investimento fallimentare che gli farà perdere una grande quantità di soldi. Tuttavia riuscirà ad acquistare una fattoria e vorrà il figlio a lavorare con sé. Ma Clark non era affatto tagliato per i lavori manuali e la vita di campagna e su suggerimento della madre proverà a cercare altro. Finirà per lavorare come impiegato per una compagnia ad Akron, in Ohio. Akron non era di certo New York, ma non era neanche il villaggio rurale nel quale lo aveva confinato il padre con la sua fattoria. Akron, pur nel suo essere una piccola cittadina, offriva qualche divertimento. Vi erano teatri, cinema, e per il giovane Clark quello era semplicemente il paradiso. Un giorno gli capiterà di assistere alla rappresentazione di una pièce teatrale, L'uccello del paradiso, e fu in quel momento che ebbe la sua epifania. Sarebbe diventato un attore. Iniziò così a passare sempre più tempo a teatro, ma la sua specialità era quella di tormentare gli attori dietro le quinte, offrendosi come ragazzo tuttofare, al solo scopo di farseli amici e potersi così introdurre nel circuito. I suoi sogni, però, dovettero confrontarsi con la realtà dura della sua vita. La sua amata matrigna morirà quando lui aveva solo 18 anni. Con il padre si trasferì a Tulsa e, in attesa di compiere 21 anni e poter accedere ai soldi ricevuti in eredità dalla matrigna, provò a vivere con William, che però scoraggiava ogni sua velleità artistica. E la scelta di Tulsa non fu casuale, perché non c'era niente in quella città che potesse aiutare Clark nel suo proposito di diventare un attore. Era stato ingannato dal padre, il quale gli aveva paventato le grandi opportunità di Tulsa. Un luogo rurale, insulso, dove tutti si spaccavano la schiena da una mattina alla sera. Altro che teatro. A 21 anni, con i soldi che aveva ricevuto in eredità dalla sua matrigna, mollerà tutto e si getterà a capofitto in quella nuova avventura. Non prima però di aver girato mezza America, lavorando in settori che in qualche modo gravitavano attorno al magico mondo del teatro. Ad esempio, lavorerà come assistente alla scenografia per delle compagnie girovaghe,
Anche in questo caso il suo obiettivo sarà quello di avvicinare gli attori, nella speranza che qualcuno di loro lo notasse e gli desse una chance. E la sua perseveranza alla fine lo premiò. La sua prima occasione gli piove addosso assolutamente per caso, quando uno degli attori della compagnia Astoria Players si fece male e dovettero trovare un sostituto. La compagnia era piuttosto sgangherata e Clark non era di certo un attore navigato, anzi tutt'altro. Era un ragazzo di campagna, grezzo, con un accento terrificante e una voce insolitamente squillante. Ma quella fu una palestra necessaria per il futuro grande attore. Lì imparò a stare sul palco e a destreggiarsi con il pubblico. Lì conoscerà anche il suo primo amore, un'attrice della compagnia che tanto lo aiuterà a maturare come attore e come uomo. Durò un anno appena, ma grazie a quell'esperienza capì cosa davvero volesse diventare nella vita. Il 1923 sarà l'anno in cui i suoi sogni diventeranno realtà. Proprio quell'anno farà l'incontro che cambierà per sempre la sua vita, quello con la ex attrice di Broadway, insegnante di teatro e impresaria teatrale, Josephine Dillon. A quel tempo Clark era un ragazzo allampanato, alto e magro, la voce squillante e un diastema dentale incredibile. Eppure in lui Josephine vide un diamante grezzo, e tanto credeva nelle sue potenzialità che decise di scommettere sul giovane Clark. L'attrice lo metterà sotto la sua ala e gli insegnerà tutti i trucchi del mestiere. Grazie a lei, il giovane Gable imparerà la postura corretta, le pose giuste, gli insegnerà come avere presenza scenica, grazie anche a un duro allenamento fisico, sì, perché la sua corporatura non era di certo quella giusta per un aspirante attore protagonista. Ma soprattutto, Josephine gli insegnò come rendere la sua voce profonda e calda. Sì, insomma, la Dillon, da quel diamante grezzo, tirerà fuori il più prezioso dei brillanti. L'impegno profuso da Josephine fu totale. Pensate che, pur di vederlo al meglio, lo spedirà a sue spese da un dentista per fargli raddrizzare i denti. Ma non solo, assumerà un costumista affinché creasse per lui uno stile unico. Josephine, neanche a dirlo, di quel ragazzo pieno di entusiasmo e ambizione, se ne innamorerà follemente, nonostante egli avesse ben 17 anni in meno di lei. Nel 1924 Gable e la Dillon si trasferiranno a Los Angeles e proprio a Los Angeles quello stesso anno i due si sposeranno e quello sarà il primo di 5 matrimoni per Clark e sicuramente il più controverso. Sia per la differenza di età tra i due, 23 lui, 40 lei, sia perché si diceva che Gable l'avesse sposata per puro opportunismo. Ad ogni modo, Josephine gli procurerà il suo primo ruolo nel film muto A White Man del 1924, che arriverà dopo ben 3 film dove Gable aveva partecipato come comparsa, con suo grande disappunto. Il ruolo in White Man era piuttosto marginale, ma gli permise di farsi conoscere e di iniziare a guadagnare qualche soldo. Al suo secondo film, La Zarina, lavorerà con uno dei maestri del cinema, Ernst Lubitsch, con protagonista una star del cinema muto, Pola Negri. Anche in questa pellicola avrà un ruolo minore, e nel film successivo, La Vedova Allegra, a causa di un contrasto tra il regista von Strohlem e l'attore, Gable, a cui era stata promessa una parte più interessante, otterrà una parte ancora più marginale dei precedenti film. Per quanto Clark provasse a sfondare, proprio non ci riusciva, e questo creava in lui un'enorme frustrazione. Gli anni venti furono per lui estremamente duri, ma lo forgiarono per quello che sarebbe stato il suo decennio, gli anni 30, e da quel momento in poi nessuno lo avrebbe più fermato. Ma andiamo con ordine, perché prima di avere la grande occasione della sua vita, tante cose accadranno nella sua esistenza. Come prima cosa, il matrimonio con Josephine Dillon arriverà ben presto a capolinea. Nel 1929 i due firmeranno le carte per il divorzio. Clark, però, negli anni che precederanno al suo divorzio, aveva conosciuto un'altra donna, quella che diventerà la sua seconda moglie e quella che gli darà i maggiori grattacapi della sua vita. Chi ha visto il video sul film Via col vento lo saprà. Rhea Lingham, anche lei di 17 anni più grande di lui. I due si sposeranno a pochi giorni dal primo divorzio nel 1929. Anche questo però fu un matrimonio di convenienza, specie perché Rhea era una ricchissima ereditiera del Texas e grande socialite,
una che aveva le mani in pasta ovunque e che avrebbe potuto aprire al giovane e affascinante marito tante e tante porte. E così sarà. Il 1930 si aprì con una grandiosa performance nella pièce teatrale The Last Mile, un'interpretazione che attirerà l'interesse delle major di Hollywood. La prima a farsi avanti fu la Pathé Production, con cui girò il suo primo film sonoro. Ma la casa di produzione andò incontro a terribili problemi finanziari e prima di affondare insieme a loro, Clark si assicurò un contratto con la Warner Bros. Per cui girerà il film L'Angelo Bianco. Ad ogni modo, in Warner non durò molto e questo perché non piaceva affatto a Jack Warner, che di lui diceva avesse orecchie troppo grandi e che avesse le sembianze di una scimmia, pensate un po'. Ma quel rifiuto e quel mancato ruolo fecero la sua fortuna, perché Gable finì dritto dritto nella scuderia della più grande major tra le major, la Metro-Goldwyn-Mayer, di cui diventerà l'attore simbolo. Inizia da qui la storia di un grande e inimitabile successo, quello che consacrerà Clark Gable come uno degli attori più importanti della storia del cinema. Ed è un inizio col botto, pensate che solo nel 1931 l'attore girerà la bellezza di 10 pellicole, di cui molte come protagonista. Per la MGM Clark girò da protagonista il film Puro Sangue, dove recitava la parte di un scommettitore di corse di cavalli, e i ruoli da canaglia a Gable riuscivano particolarmente bene. Ma il vero successo arriverà in coppia con una delle sue partner preferite, con cui girerà ben 10 film, la star della MGM Joan Crawford. Di questa straordinaria attrice ho parlato in un mio video sul canale Crime, vi suggerisco di recuperarlo. Il loro primo film insieme è del 1931 e si intitola La via del male, ma il primo vero successo come coppia è del 1932 per il film L'amante, la storia di un'operaia che diventerà l'amante di un facoltoso e affascinante avvocato interpretato da Clark Gable, che la renderà una donna di classe e importante socialite. Possiamo di certo definirlo un antesignano del più moderno Pretty Woman, film cult degli anni 90. A dominare per tutto il film è ovviamente la nostra Joan, la mattatrice della pellicola, ma sarà l'intesa perfetta con Gable a mandare in visibilio il pubblico. I due insieme erano dinamite pura. Ma quella tra Joan e Gable sarà una relazione piuttosto chiacchierata e che rischierà di far saltare i loro contratti. E questo perché a Hollywood si vociferava che i due avessero una relazione sentimentale e che la facessero sotto al naso dei rispettivi coniugi, nello specifico al povero Douglas Fairbanks Jr., che amava così tanto Joan da accettare che la moglie spasimasse per Gable. Questo però suscitava pettegolezzi, e se c'era qualcuno che odiava che si rumoreggiasse dei propri attori, quello era Louis B. Mayer, che minacciò entrambi di buttarli fuori. Così, per spegnere quei rumors, i due per un po' smisero di fare film insieme. Tuttavia è risaputo che Joan fosse perdutamente innamorata di Gable e che Gable non dicesse mai di no a nessuna donna che gli si offrisse. Ma tante saranno le partner con cui instaurerà rapporti di sola amicizia, tra queste Norma Shearer, star della MGM, e la carismatica e sfortunata Jean Harlow, di cui ho parlato in un video, che ahimè morirà a 26 anni, ma che insieme a Gable girerà ben 4 film. Lo schiaffo del 1932, diretto da Victor Fleming, sarà il loro secondo film insieme. La storia, ambientata in Indocina, che racconta della relazione di fuoco tra il sovrintendente di una piantagione di caucciù e due donne che se lo contendono, la moglie di un collega e la passionale e disinvita Van Tien, interpretata dalla Harlow. Di questo film nel 1953 verrà fatto un remake con protagonista lo stesso Gable, Grace Kelly e Ava Gardner, Mogambo per la regia di John Ford. Il 1932 sarà un anno straordinario per Gable perché girerà ben 4 pellicole e tutte da protagonista, tra cui Nessun uomo le appartiene, una commedia romantica dove Clark reciterà insieme a quella che diventerà la sua terza e amatissima moglie, la bellissima Carol Lombard, che sposerà nel 1939, ma ci arriveremo. Nel frattempo a Hollywood si faceva un gran parlare di Gable, non tanto per le sue doti di assopiglia tutto, ma per la sua fama di vorace seduttore. Di lui si dirà che ebbe tantissime donne, avventure di una notte per lo più,
con buona pace della moglieria, che doveva sopportare le continue dicerie sul marito. Ad esempio, si diceva che un giorno Gable, fermandosi di fronte a una locandina che mostrava un gruppo di star della MGM, con spavalderia disse: «Queste qui me le sono fatte tutte». L'incapacità di Gable di rimanere fedele era di certo qualcosa che lo accomunava al padre, da cui aveva totalmente preso le distanze e che considerava milioni di anni luce lontano da lui, ma forse non fino in fondo. Tuttavia, quella nomea non scalfì la sua fama, anzi venne proclamato l'attore più sexy di Hollywood. E sul suo essere un collezionista di donne dirà: «Non ho tempo di andare a pescare. Chiunque sia stata con me è perché voleva stare con me». In poche parole, non aveva alcun bisogno di sedurre nessuno, perché le donne gli si offrivano senza tanti complimenti. Ma il film che lo lancerà tra le stelle di Hollywood sarà una pellicola del 1934, Accadde una notte, del regista siciliano, scusate la punta di orgoglio, naturalizzato statunitense, Frank Capra. Un regista che 12 anni più tardi firmerà uno dei film più importanti della storia del cinema, La vita è meravigliosa. Accadde una notte è una commedia, ma è anche un eccezionale manifesto dell'era della Grande Depressione americana, che ebbe inizio nel 1929 con il crollo della borsa. A essere proposto nel ruolo del protagonista l'attore Robert Montgomery, che però rifiutò la parte. In realtà Gable, in quanto sotto contratto con la MGM, non avrebbe potuto recitare nel film prodotto dalla Columbia. Tuttavia sarà la stessa MGM a cedere il suo attore alla Columbia per un film che sulla carta aveva ben poche chance di farcela. Le ragioni di questo prestito alla concorrenza risiedono in due verità: una ufficiale, una ufficiosa. Quella ufficiale sosteneva che non ci fossero copioni adatti a Gable in quel momento. Quella ufficiosa suggerisce che sarebbe stato lo stesso Meyer a voler allontanare Clark perché lo mal tollerava. Per Meyer, bigotto e moralista fino al midollo, la fama di collezionista di donne di Gable era un'onta indigeribile. E poi l'attore aveva anche osato rifiutare un ruolo e questo in MGM non era affatto gradito. Ma quella decisione punitiva farà la fortuna di Gable, perché Accadde una notte sarà, insieme a Via col vento, il film più significativo della sua carriera e quello che gli varrà il suo primo e unico Oscar. Al fianco di Gable l'attrice Claudette Colbert, anche lei ingaggiata come seconda scelta. Il film è una commedia romantica del filone screwball comedies, dove Gable metterà in mostra tutte le sue abilità come attore brillante, anzi uno straordinario attore brillante. È la storia di una ragazza ricca e viziata che un giorno scappa dallo yacht del padre ormeggiato a Miami per raggiungere New York e sposare un cacciatore di dote di cui si era innamorata follemente. Durante questo viaggio verso New York si ritroverà su un autobus sul quale viaggia un giornalista squattrinato, Peter Warne, interpretato da Gable, come si diceva allora, una simpatica canaglia che la riconosce e l'aggancia per farci su uno scoop. Il viaggio insieme li costringerà a confrontarsi e a vivere una straordinaria avventura che li porterà ad innamorarsi. Il film ebbe un grandioso successo di pubblico e farà incetta di Oscar, vincendo i principali premi: miglior film, miglior regista, miglior attore protagonista, miglior attrice protagonista e miglior sceneggiatura non originale. Ma che ebbe una lavorazione piuttosto difficile. Infatti, per qualche ragione, nessuno voleva produrlo, e questo perché, secondo i produttori, al pubblico non piacevano le pellicole che prevedevano lunghe traversate in autobus. Chissà mai perché. E quando finalmente si riuscì a mettere insieme cast e maestranze, al film furono imposti dei limiti quasi impossibili da rispettare. Intanto un budget più che mai limitato, appena $325,000, e dei tempi di lavorazione molto molto ristretti. Miracolosamente Capra riuscì a finire il film in 4 settimane, che se ci pensate è un tempo davvero breve, riuscendo a non sforare il budget. Claudette Colbert, che aveva già lavorato con Capra nel film Per amore di Mike, non aveva alcuna intenzione di ripetere l'esperienza fallimentare. Tuttavia le venne offerta una paga irrinunciabile e alla fine accettò.
ma odiò ogni momento della lavorazione e per 4 settimane non fece che lamentarsi di tutto e tutti, dalla sceneggiatura al copione al cibo al regista, a suo avviso troppo incline all'improvvisazione, arrivando a definire Accade una notte il peggior film in cui avesse recitato. Tra l'altro, l'intesa che i due attori sembravano avere sulla scena non rispecchiava i reali rapporti tra i due, che si detestavano apertamente. Tuttavia Capra, da grandissimo regista di attori, riuscì a volgere quell'ostilità a suo favore e difatti le scene dove i due battibeccano sono le più autentiche e meglio recitate, forse perché non stavano affatto recitando, chissà. Quel film orribile, secondo la Colbert, le valse l'unico Oscar della sua vita. Il film inoltre consacrò Gable come sex symbol grazie alla scena in cui l'attore si toglie la camicia rimanendo a petto nudo, scena che evidentemente fece sospirare parecchie donne e fu talmente iconica che gli uomini da quel momento in poi smisero di indossare le canotte sotto le camicie, mandando in bancarotta le maggiori aziende produttrici di canottiere del tempo. Ma iconica è anche la scena di Claudette che fa l'autostop tirando su la gonna e mostrando un pezzetto di pelle nuda al di sopra della giarrettiera. Una scena che la Colbert non voleva girare, tranne poi ripensarci quando sul set arrivò quella che avrebbe dovuto farle da controfigura. Quando la vide, la Colbert andò su tutte le furie, la fece cacciare e disse: «Lo faccio io, quella non è la mia gamba». Clark Gable, dopo il successo del film, venne riaccolto come il figlio al prodigo in MGM e da quel momento in poi nessuno so più discutere la sua grandezza come attore, né tantomeno rischiare che qualche altra major glielo soffiasse. La MGM lo blindò con un contratto con cui nessuno poteva competere. Gli anni 30 furono davvero prolifici, tanto che se dovessi nominare tutti i film da protagonista non mi basterebbe una notte intera. Saltiamo al 1937, l'anno in cui girerà Saratoga, l'ultimo film incompleto di Gene Harlow, che morirà per un'infezione ai reni nel bel mezzo delle riprese, che vennero completate grazie a delle controfigure. Una morte è quella di Gene che segnò tantissimo Clark Gable, uno degli ultimi a vederla viva sul suo letto d'ospedale. Gene era stata per lui una partner straordinaria e un'amica preziosa. Ma il 1937 è anche l'anno in cui la sua storia d'amore clandestina con l'attrice Carol Lombard diventerà di dominio pubblico. Attrice molto prolifica, Carol Lombard era la regina delle screwball comedies che facevano il verso alle più classiche commedie romantiche, tanto care al cinema degli anni 30, ma che si cimenterà anche nei noir e nei drammi. Bellissima e biondissima, aveva una classe innata e un'eleganza impareggiabile. Ma il loro non fu amore a prima vista. Al tempo in cui si incontrarono sul set di Nessun uomo le appartiene, la Lombard era sposata con l'attore William Powell, mentre Gable era sposato con Rhea Lingham. Nel corso degli anni entrambi i matrimoni finiranno a gambe all'aria, ma soprattutto quello fra Clark e Rhea si rivelerà solo di facciata. Ad ogni modo, i due sul set si ignoravano totalmente. Inoltre, Carol in quel momento era inviperita per essere stata scaricata dalla United of Artists, la casa di produzione fondata da Chaplin, e per tutte le riprese non fece che imprecare contro Chaplin, la Pickford e Fairbanks, usando un linguaggio piuttosto colorito che fece inorridire Gable, specie perché a dirle era una donna. I due interagivano solo sulla scena e quando non erano in scena rimanevano rintanati ognuno nei rispettivi camerini. Eppure, durante gli ultimi giorni di riprese, Gable si presentò sul set con un paio di ballerine e un bigliettino con su scritto, in tono chiaramente sarcastico, a una vera prima donna. Lei, per tutta risposta, il giorno dopo si presentò con un prosciutto intero e lo piazzò sulla sedia di Clark, tanto per fargli capire come lei lo considerasse. Un ham actor, letteralmente un attore di prosciutto, cioè un attore con poco talento. 4 anni dopo, nel 1935, si rincontreranno a un evento annuale che si teneva al Mayfair Ball. Lei era divorziata, lui non viveva più con la moglie Rhea e a quel punto, tra di loro, scoppierà l'amore. Clark e Carol, dopo un anno di clandestinità, fecero la loro uscita pubblica a una festa nel 1936.
Gable però era ancora sposato, ma nessuno si scandalizzò più di tanto, visto che Clark e Rhea, sebbene ufficialmente sposati, non vivevano più insieme da anni. Rhea però non aveva alcuna voglia di concedere il divorzio a Clark e permettergli di sposare Carol. E servirà l'intervento di Louis B. Mayer per convincerla a firmare le carte del divorzio. E come ci riuscì, direte voi? Proponendole uno scambio, $500,000 sull'unghia se avesse convinto un riluttante Gable ad accettare la parte di Rhett Butler in Via col Vento in cambio del divorzio. Della serie una mano lava l'altra. Rhea accettò e riuscì a convincere Clark ad accettare la parte di Rhett Butler, ma su Via col Vento ci torneremo dopo. Quel divorzio tanto agognato permise ai due inseparabili innamorati di convolare a giuste nozze il 29 marzo del 1939, durante una pausa dalle estenuanti riprese di Via col Vento. Clark e Carol erano una coppia voluta dal destino, innamoratissimi con una sintonia mentale impareggiabile, entrambi dotati di senso humor. Si racconta infatti che Carol adorasse ridimensionare il marito ogni volta che veniva elogiato da qualche fan, che ossequioso si rivolgeva a lui con un Mr. Gable. Carol, nell'intimità, per prenderlo in giro, lo chiamava Mr. Gable e subito dopo faceva una pernacchia. Era il suo modo di tenerlo con i piedi per terra. La coppia era spesso sulle copertine dei maggiori tabloid e facevano sognare per la loro bellezza e per l'amore che traspariva dai loro sguardi innamorati. Clark acquistò un ranch a Encino, in California, e pensate, per volere di Carol, i due misero in piedi un allevamento di galline e cavalli. Ma e Mpa, come si chiamavano tra di loro, non potevano essere più felici di così, una felicità che purtroppo sarà destinata a finire. Il 7 dicembre 1941 gli Stati Uniti entrarono ufficialmente in guerra contro il Giappone. Quell'evento segnò l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. In quei giorni Carol Lombard era impegnata in un giro di propaganda nell'Indiana, lo stato in cui era nata, per raccogliere fondi da destinare alle truppe al fronte. Insieme a lei in quel tour la madre di Carol e l'agente del marito Otto Winkler. Il tour durò poco più di un mese, con un rientro a Los Angeles previsto per il 16 gennaio 1942 a bordo di un treno. Carol però era stremata, il tour era stato estenuante e l'idea di farsi ore e ore di viaggio in treno era per lei intollerabile. Decise così di prendere un volo, in modo da essere a casa il prima possibile, contro il parere della madre e di Otto Winkler, che non amavano volare e che provarono a convincerla a non viaggiare in aereo. Carol però non sentì ragioni e il pomeriggio del 16 gennaio i tre salirono a bordo di un volo della Air Douglas direzione Los Angeles. Il volo prevedeva una breve sosta di rifornimento a Las Vegas per poi riprendere quota in direzione Los Angeles. Quell'aereo però non arriverà mai perché poco dopo il decollo da Las Vegas si schianterà sulle cime innevate del Potosi Mountain in Nevada. Dei 22 passeggeri a bordo nessuno si salverà. Carol Lombard morì a soli 34 anni e in un modo terribile. Mesi dopo, le indagini sull'incidente stabilirono che si era trattato di un errore umano. Clark Gable di quella morte ne uscì completamente devastato. Di quell'adorabile donna che lui aveva tanto amato non era rimasto nulla se non poche ossa da chiudere in una scatola. Era iniziato il periodo più duro e doloroso della sua vita. Gable entrò in una profonda depressione e nonostante continuasse a lavorare non poteva nascondere il suo dolore e anche il suo fisico possente ne risentì. In pochi mesi perse 20 kg. Chiunque l'avesse conosciuto a quel tempo dirà che Clark, dalla morte della moglie, non sarebbe stato più lo stesso. Ma torniamo per un momento a quell'anno straordinario che era stato il 1939. Oltre alla felicità coniugale, Clark diventerà un vero e proprio idolo delle folle, interpretando il ruolo più iconico che la storia del cinema ricordi, quello di un mascalzone di Charleston, il capitano Rhett Butler, l'eroe romantico di Via col Vento, un film sull'epopea del sud degli Stati Uniti, dalla guerra di secessione fino alla distruzione del sogno di un sud libero, al centro del quale si muovono le vicende di una giovane ragazza del sud, Rossella O'Hara, e degli uomini della sua vita. Della lavorazione del film e di tutti i guai accaduti sul set ho già parlato in un video apposito che trovate sul canale,
Tuttavia, non si può non raccontare il film dal punto di vista di Gable. E cominciamo subito col dire che Gable questo ruolo non voleva interpretarlo neanche sotto tortura. Prima di lui a rifiutare la parte era stato Gary Cooper, uno dei duri e puri della cinematografia americana, che del film fece una sorta di profezia nefasta. Sarà il più grande flop di tutti i tempi. Mai previsione fu più sbagliata di così. Cooper però doveva avercela anche con Gable perché di lui disse: sarà Clark Gable a cadere con la faccia per terra, non io. David Olzetznik, il deus ex machina del film, però lo voleva con tutte le sue forze e non si sarebbe arreso fino a che non ci fosse riuscito. Clark però era un osso duro e nonostante Carol Lombard lo avesse consigliato di accettare, Gable cocciutamente si rifiuterà di farlo. Ma sappiamo com'è finita alla fine. Famosa rimase la sua battuta: adesso so cosa prova una mosca a rimanere intrappolata in una ragnatela. Selznick, per avere la star della MGM di proprietà del suocero, dovette pagare di tasca sua l'autocompenso per averlo nel film, ma dopo tutto ne valse la pena. Il personaggio di Red Butler risultò più complesso del previsto da recitare, e questo perché non c'era una vera e propria costruzione del personaggio, e quando appare sulla scena di lui non sappiamo assolutamente nulla. E lasciatemi dire che il modo in cui il personaggio esordisce sulla scena è a tratti esilarante. Chi ha visto il film la conosce bene, ma lasciate che ve la descriva. Ci troviamo alle 12 querce e i venti di guerra spirano già impetuosi. Rossella, insieme ai suoi familiari, sta partecipando al picnic dei Whigs, una delle famiglie più in vista della Georgia. È giovane e impetuosa Rossella, ma soprattutto follemente innamorata di Ashley Whigs, un uomo malinconico e in procinto di sposare la cugina Melania. Rossella proprio quel giorno si decide a dichiararsi, attira Ashley nello studio e lì gli confessa tutto il suo amore, aspettandosi che l'uomo ricambi. Ma il suo è un amore impossibile ed Ashley non può ricambiare quel sentimento. Rossella lo accusa di averla ingannata e lo schiaffeggia. Quando viene lasciata sola nello studio, Rossella è arrabbiata e triste, come solo una ragazza rifiutata può esserlo, e per esprimere quella rabbia incontenibile afferra un oggetto e lo scaglia con forza contro il caminetto. Non sa però che dietro a un divano si nasconde qualcuno che proprio in quel momento decide di fare la sua apparizione. Proprio lui, Red Butler, che con un fischio e uno sguardo fintamente preoccupato pronuncia la sua prima battuta. C'è già la guerra? Il personaggio di Red, come quello di Rossella, è complicato sotto ogni aspetto. All'apparenza duro e sarcastico, coraggioso e capace di grandi slanci di generosità, in realtà fragile e indifeso quando non avrà il controllo delle sue emozioni e preda della sua rabbia repressa. Le due scene che maggiormente preoccupavano Gable erano quelle della morte di Diletta, la figlia di 5 anni che muore cadendo da cavallo, e della lite durante la quale Rossella cade dalle scale e perde il bambino che aspettava. Due scene che lo metteranno a dura prova, perché in una avrebbe dovuto piangere disperato e lui proprio non se la sentiva. A convincerlo a girare quelle scene fu la sua buona amica e attrice Olivia De Havilland, che fu l'unica a riuscire nell'intento in cui altri avevano fallito, a partire da Fleming che per convincerlo lo aveva minacciato di fargli causa. Olivia, che avrebbe dovuto girare la scena con lui, si avvicinò al suo orecchio e gli disse: «Puoi farcela, so che puoi farcela». E ancora prima che la camera iniziasse a girare, Clark iniziò a piangere. Una delle scene più emotivamente coinvolgenti di tutto il film. Lì c'era tutta l'essenza di un grande attore. Non mi dilungherò oltre su questo film e vi invito a guardare il video su Via col Vento, dove ne parlo in lungo e in largo, e parlo soprattutto della relazione complicata fra Vivian Leigh e Clark Gable. La pellicola sarà stata anche dura da girare, ma il film verrà ampiamente ripagato da uno strepitoso successo di pubblico. Via col Vento è senza dubbio il film dei record e niente riuscirà ad eguagliarlo.
Tuttora è una delle pellicole più viste di tutti i tempi e anche una delle più premiate agli Oscar, ottenendo ben 10 statuette, compreso miglior film, miglior regista e miglior attrice protagonista, che andrà all'attrice Vivien Leigh, di cui ho fatto un video. E si aggiudicherà anche il premio come miglior attrice non protagonista, che andrà alla straordinaria Hattie McDaniel, l'indimenticabile Mami di Via col Vento. Anche Gable era stato candidato come miglior attore protagonista, ma gli verrà preferito l'attore Robert Donat per il film Addio Mr. Chips. Carol Lombard, per consolarlo, gli disse: «Non ti preoccupare, caro, lo porteremo a casa l'anno prossimo». Gable le rispose che quella sarebbe stata per lui l'ultima occasione. «E Carol, non tu, razza di egocentrico, ma io». Tuttavia, l'enorme clamore attorno al film aumentò la sua fama a dismisura, con effetti talvolta sgradevoli, specie per un uomo che detestava le grandi folle e soprattutto l'invasione della sua privacy, a cui praticamente dovette rinunciare. Ma non solo, tanta fu l'identificazione di Clark Gable al suo personaggio che quasi dovette rinunciare al suo nome. Ovunque andasse, continuavano a chiamarlo Rhett Butler. Furono anni felici quelli. Una felicità che si infranse in un istante. Nel frattempo, mentre in Europa imperversava la guerra, negli Stati Uniti tutti continuavano a vivere la loro esistenza serena. Certo, in moltissimi si arruolarono per partire al fronte, ma tantissimi altri continuarono la loro vita di sempre. Ma era soprattutto Hollywood a mantenere lo status quo, e le major dovettero lottare un bel po' per trattenere i propri attori ed evitare che si arruolassero, perché la loro assenza avrebbe comportato enormi perdite di denaro. Ma nessuno riuscì a convincere Clark Gable a non arruolarsi nell'aeronautica militare, dove gli venne assegnato il ruolo di tenente. Nel 1943 partirà per una missione in Inghilterra e lì gli verranno dati i gradi di capitano. Fu coinvolto in una battaglia e si guadagnò la sua prima medaglia per essersi distinto in battaglia. Nel 1944 raggiunse il grado di maggiore, un gesto più simbolico che altro, visto che non era più impegnato attivamente, e solo nel 1947 si congederà dall'esercito. Il suo ritorno ad Hollywood però fu segnato da un certo distacco da parte del pubblico. Non aveva girato film per 3 anni e sebbene il suo nome fosse ancora nella top 10 dei migliori attori in circolazione, qualcosa era cambiato. Per un po' si rintanò nel suo ranch a Encino e si dice anche che avesse iniziato una relazione con l'attrice Virginia Grey. Poi però decise di tornare sul set e il suo primo film dopo il ritorno dal fronte sarà Adventure del 1946 al fianco di Greer Garson, al tempo tra le più importanti attrici protagoniste della MGM. Il film ebbe un ottimo successo di pubblico, ma fu stroncato dalla critica. Successivamente girò I Trafficanti al fianco di Deborah Kerr e Ava Gardner e proprio quest'ultima, quando seppe che nel film avrebbe recitato Clark Gable, entrò in una crisi profonda, perché Gable era un suo mito dei tempi di Accadde una notte, quando aveva appena 10 anni e lei proprio non si sentiva all'altezza del ruolo. Ava espose le sue preoccupazioni alla produzione, i quali suggerirono a Gable di chiamarla. Gable lo fece e le disse: «Mi hanno chiesto di chiamarti per convincerti a fare questa cosa e io non lo farò, perché ho odiato quando lo hanno fatto a me, ma spero tu cambierai idea e che ci divertiremo insieme». Quella telefonata sancirà l'inizio di un'amicizia che durerà per tutta la vita. I due reciteranno di nuovo insieme nel 1953, nel film Mogambo. Sul versante sentimentale la vita di Gable procederà su acque burrascose. Infatti, fedele alla sua fama di seduttore, in quella fine degli anni 40 collezionerà parecchi flirt, tra cui anche un ritorno di fiamma con Joe Crawford, da sempre follemente innamorata di lui. Ma nel 1947 farà l'incontro che lo porterà per la quarta volta all'altare, quello con Sylvia Ashley, attrice e modella di origini inglesi. E in quanto a numero di matrimoni, Sylvia non era seconda a nessuno. Esattamente come Gable, di matrimoni alle spalle ne aveva ben 3. Un nobile inglese sposato quando era giovanissima, l'attore Douglas Fairbanks, fresco di divorzio da Mary Pickford e a cui rimarrà accanto fino alla morte, e poi un barone inglese.
Quel matrimonio però fu un totale disastro. I due divorzieranno appena 3 anni dopo le nozze, nel 1952. Sul versante della carriera era iniziata per Gable l'inevitabile parabola discendente. I ruoli da protagonista iniziavano a scarseggiare e dopo tutto egli aveva già 54 anni e i ruoli erano sempre più crepuscolari e malinconici, come quello del film Mogambo del 1953 a fianco di Grace Kelly e Ava Gardner, remake del film Lo Schiaffo del 1932, dove Gable recitò in coppia con Gene Harlow. Per la parte che sarà di Grace Kelly, Gable avrebbe preferito di gran lunga la sua buona amica Jean Turney, che però dovette rinunciarvi per curare i suoi problemi mentali. Tuttavia pare che durante la lavorazione del film in Africa, tra Gable e Grace Kelly fosse nata una relazione, che però durò lo spazio delle riprese. In realtà si trattò di una semplice amicizia, anche perché, come la stessa Kelly dirà, lui era troppo più grande di lei e non lo attraeva sessualmente. Tuttavia, bastò quel pettegolezzo a salvare le sorti di un film che in realtà non era così memorabile. Ma i pettegolezzi sulle varie relazioni di Gable con le sue partner di scena furono una costante durante tutta la carriera dell'attore. Nei primi anni 30, a tenere banco sui tabloid scandalistici, vi fu la relazione infuocata fra Gable e Loretta Young, che si erano conosciuti sul set del Richiamo della Foresta del 1935. Da quella relazione sarebbe nata una figlia. I due, secondo i rumors, avevano avuto una sola notte di passione durante la traversata in treno per un cambio di set. La MGM, che aveva mani e orecchie lunghe, venne a conoscenza della gravidanza e si suppone che Loretta fosse stata messa di fronte a una scelta: o abortire o fare in modo di nascondere la gravidanza. E tutto questo per evitare di distruggere la reputazione della loro star di punta. Il piano ordito dalla MGM per nascondere quella gravidanza aveva un che di machiavellico. La Young venne spedita in Missouri, dove in gran segretezza il 6 dicembre del 1935 metterà al mondo la piccola Judy Lewis. Il resto del piano è semplicemente agghiacciante. Per evitare di tornare a Los Angeles con una neonata, la MGM obbligò Loretta a consegnare la bambina a un orfanotrofio con un accordo che prevedeva di riprenderla, manco fosse un pacco, al compimento dei 19 mesi. E così avvenne. Loretta tornò in Missouri, prese la bambina e a tutti fece credere di averla adottata. Ma tutti, nell'ambiente in realtà, sapevano che quella era la figlia di Gable. O meglio, immaginavano che lo fosse, intanto perché gli somigliava in maniera impressionante e poi perché la data del presunto concepimento coincideva perfettamente con il periodo delle riprese. Nel 1950 Clark Gable farà visita a Judy, ormai 25enne, e assolutamente ignara di essere di fronte al suo padre biologico. Sarà un breve incontro, lui le chiederà della sua vita e poi le darà un bacio in fronte, augurandole buona fortuna. Non si vedranno mai più. Judy Lewis, da sempre convinta di essere stata adottata, scoprirà solo nel 1965 di essere in realtà la figlia biologica di quella che credeva la madre adottiva e di Clark Gable, il mitico attore di Hollywood. Scoprì inoltre quanto Hollywood poteva essere scintillante fuori e marcia dentro. Gli inizi degli anni 50 sono segnati da una profonda crisi esistenziale. Un attore non più in auge e che voleva svincolarsi dai legacci della MGM che ormai gli proponeva ruoli sempre più marginali o in film dozzinali. E proprio negli anni 50 sempre più attori decidevano di lavorare in assoluta autonomia, come Cary Grant, che non legherà mai il suo nome a nessuna major, riuscendo così ad allargare la proposta dei film e avere più autonomia nella scelta. E così avrebbe voluto anche Gable. Tuttavia, la rescissione del contratto non gli diede più occasioni di lavorare, e questo perché il declino che lui avvertiva era dovuto alla sua età e non ai pochi ruoli messi a disposizione dalla MGM. Stava semplicemente cedendo il posto ad attori più giovani, le nuove leve che avrebbero reso grande il cinema degli anni 50 e 60. Il ruolo dell'eroe romantico o del genio dell'azione non gli si addiceva più. Era inevitabile accadesse, prima o poi, e Gable, di fronte a quella consapevolezza, reagì con la flemma che lo contraddistingueva. «I miei giorni da eroe senza macchia sono finiti,
è ora che io reciti in ruoli che si addicono alla mia età. Anche la sua salute andò progressivamente a peggiorare, così come il numero di film girati. Dal 1956 al 1960 girerà un film all'anno. Anche la sua forma fisica subirà un tracollo. L'attore prenderà peso e smetterà di tingersi i capelli o di tenere una postura che nascondesse la pancia. Nel 1955 la sua vita sentimentale subirà l'ennesimo stravolgimento. Si innamorerà di una bellissima modella, Kay Spreckles, di molti anni più giovane di lui e che diventerà la sua quinta e ultima moglie. I due si erano conosciuti nel 1944 e c'è un curioso aneddoto dietro al loro primo appuntamento che la stessa Kay rivelerà in un'intervista. Clark l'aveva invitata al suo ranch e, per fare colpo su di lei, si era proposto di cucinarle un buon arrosto con della buona salsa gravy. I due non si sa come finirono coperti fino ai capelli dalla salsa gravy. 10 anni dopo si sposeranno e il loro sarà un matrimonio felice, anche e soprattutto perché nel 1960 Gable e Kay annunceranno al mondo intero di aspettare il loro primo figlio. Per Clark era l'esaudirsi di un desiderio fortissimo e non poteva essere più felice di così. Gable, però, continuava a stare male. Il suo cuore era estremamente debole e affaticato e quando mise le mani su una sceneggiatura firmata da un certo Arthur Miller per la regia del suo buon amico John Huston, ebbe un attimo di esitazione, perché il copione gli piacque moltissimo, ma era soprattutto il personaggio di questo cowboy crepuscolare ad attrarlo. E contro il parere dei medici accettò la parte in quello che sarebbe stato il suo ultimo film, Gli Spostati, con protagonista la diva delle dive, Marilyn Monroe, moglie di Miller, e Montgomery Clift. Per prepararsi al meglio, Gable seguì una dieta che gli fece perdere qualche chilo, ma che forse era fin troppo rigida e indebolì ulteriormente il suo cuore. Ma Gli Spostati non sarà l'ultimo film solo per Gable, ma anche per Marilyn Monroe. La lavorazione del film fu estremamente difficile. Innanzitutto i medici, per preservare la salute di Gable, gli imposero di lavorare dalle 9 del mattino alle 17. La produzione accettò di buon grado e aggiunse la clausola nel contratto. Tuttavia, i continui ritardi della Monroe non facevano che fare slittare le riprese, cosa che faceva andare su tutte le furie Gable, perché più giorni di lavorazione significavano un peggioramento delle sue condizioni di salute, tanto che a un certo punto pensò di mollare il set. Marilyn, d'altro canto, doveva fare fronte alle sue continue crisi di nervi, alla sua insicurezza che neanche i fedeli e onnipresenti coniugi Strasberg riusciranno a mitigare, ai litigi continui con il marito Arthur Miller che li porterà dritti al divorzio. E poi c'erano le scene di azione che Clark non avrebbe dovuto neanche pensare di fare e che invece farà, decidendo di non avvalersi di alcuna controfigura. Eccezione fatta per la scena in cui il protagonista cattura una cavalla selvaggia. A complicare il tutto, il caldo asfissiante del deserto del Nevada dove stavano girando, a pochi chilometri da Reno. Le riprese terminarono ufficialmente il 12 novembre 1960, ma Gable aveva completato giorni prima le sue scene e si era ritirato nel suo ranch. La mattina del 6 novembre ebbe un malore, venne ricoverato per un attacco cardiaco. Le sue condizioni nei giorni a venire migliorarono sensibilmente, tanto da essere dichiarato fuori pericolo la mattina del 16 novembre 1960. Nel pomeriggio però Gable ebbe un altro attacco cardiaco e questa volta gli sarà fatale. Clark Gable morirà per le conseguenze di un'infezione al cuore a 59 anni. 4 mesi più tardi la sua morte, Kay Spreckles metterà al mondo il piccolo John Clark Gable, il figlio tanto atteso da Clark Gable e che lui non vedrà mai. L'attore riposa al mausoleo immerso nella foresta di Glendalough, accanto a Carol Lombard e alla sua ultima moglie Kay. Gli Spostati uscirà postumo e rappresenterà l'addio ideale di un attore che per tutta la sua carriera aveva cercato di essere il più autentico possibile e di non tradire mai se stesso. Non era nato per essere attore, ma era nato per diventarlo, con lo studio, la dedizione, la passione e anche un pizzico di fortuna in coscienza. Un uomo che aveva molto sofferto, ma che mai si tirerà indietro di fronte alle sfide della vita e lo farà fino alla fine.
Ed eccoci alla fine di questa lunga storia di vita di questo straordinario attore. Io, come sempre, ho adorato indagare sulla sua esistenza e sono certa che tante cose me le sarò perse per strada. Dopotutto Gable ha partecipato a così tanti film che non basterebbe una giornata per parlarne. Lasciatemi un like di supporto se vi piacciono queste tipologie di video, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram se volete, la pagina La Conta Storie. E ci vediamo sempre qui a The Hollywood Boulevard. Ciao!